I rimpianti, la paura di non farcela, infine il riscatto. Eppure non è ancora finita. Dopo aver vissuto una primavera col batticuore, la Diseltecnica Pallacanestro Trinità si prepara all'esame finale della stagione cullando il sogno della seconda promozione consecutiva. Tra i biancazzurri e la prima scalata della storia alla Serie C Silver c'è il Megari de Napoli, battuto lunedì nella finale play-out del massimo campionato campano dalla Pallacanestro Cercola per 77-74. Il quintetto allenato da Massimo Zollo, che aveva chiuso il campionato al terzultimo posto in coabitazione con il Neapolis Casavatore, non è riuscito a gestire l'ampio vantaggio costruito nel primo quarto e mezzo, finendo così per subire il ritorno della formazione della cintura urbana partenopea, a sua volta abile a respingere gli assalti del Megaride una volta preso in mano il timone. Età media-bassa, il veterano del gruppo, si fa per dire, è il ventenne Antonio Crescenzi, ed una nutrita pattuglia di tiratori capeggiata dai cannonieri Gallo e Bordi. Questi i punti di forza della formazione napoletana, che domenica sera, palla a 2 alle 18.30, cercherà di evitare la retrocessione dopo 4 anni consecutivi trascorsi in C. Di contro, la Diseltecnica si presenterà al Palangioni Caliendo, diventato oramai la seconda casa di Trinità, che qui ha già giocato lo spareggio contro il Promo Basket Marigliano ed il concentramento playoff vinto una settimana fa, con l'animo di chi vuole andare fino in fondo e realizzare una splendida impresa. Le prove extra lusso di Ambrosano, Capaccio e Norci nelle sfide contro Afragola e Volla, la brillantezza degli uomini di scorta e la ritrovata compattezza del gruppo legittimano le speranze della piazza salese, che si prepara a vivere un'ultima notte di passione prima dell'estate. Tuttavia, il campo insegna che, nelle partite senza ritorno, non esistono favorite d'obbligo né squadre sconfitte in partenza. I conti, come sempre, si faranno al suono della sirena.